Legge per le cooperative sociali. Dibattito sui conti della regione. Comitato di gestione fondo per il volontariato. 7 giorni in consiglio. La conclusione del dibattito sui conti della Regione, iniziato la settimana scorsa, ha occupato gran parte della mattinata del 13 novembre. La seduta è proseguita in sessione ordinaria con l'individuazione delle associazioni che compongono il Comitato per la gestione del Fondo del Volontariato. In chiusura, il Consiglio regionale ha approvato una modifica della legge sui finanziamenti alle cooperative sociali. Il 14 novembre l'Assemblea ha proseguito l'esame del provvedimento di modifica della legge urbanistica. Focus. Maggiore facilità di accesso al credito per le cooperative sociali grazie alla nuova legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo prevede che non sarà solo più Finpiemonte, la finanziaria della Regione, ad erogare i finanziamenti a tasso agevolato tramite il fondo di rotazione. Le cooperative potranno infatti rivolgersi anche ad altri soggetti gestori. Inoltre è stato rimosso il limite dei 50.000 euro per i contributi. Abbiamo oggi approvato questa legge inerente alle cooperative sociali. La riteniamo una legge interessante, è una modifica a un testo preesistente ed è una modifica che dà la possibilità alla Giunta regionale di agire con una maggiore inserimento rispetto alle realtà economiche e sociali che oggi esistono, quindi una possibilità di essere più aderenti alle esigenze di questo settore molto importante. L'approvazione da parte del Consiglio di questa piccola modifica di legge è però un dato importante, in quanto mette in condizione la legge 18 e le risorse che erano previste in quella legge di poter essere più facilmente accessibili da parte delle cooperative sociali. Le limitazioni che c'erano prima e le norme vincolanti in legge avevano di fatto non permesso alle cooperative sociali di poter utilizzare compiutamente queste risorse. Crediamo che con questo passo si dia un sostegno a un'attività, quella delle cooperative sociali, che sia per i suoi risvolti nei confronti degli utenti che per l'inserimento dei lavoratori in un momento come questo è molto importante. Con gli ultimi interventi dei consiglieri e le repliche degli assessori alla sanità e al bilancio si è chiusa martedì 13 novembre la seduta straordinaria sui conti della Regione. Si è discusso sulla grave situazione del debito accumulato negli ultimi anni, soprattutto nella sanità, e della reale situazione dei conti. Al termine della seduta sono stati respinti i 2 ordini del giorno presentati da Partito Democratico e Italia dei Valori. Nella seduta del 13 novembre il Consiglio regionale ha adottato all'unanimità la deliberazione di nomina dei componenti del Comitato Regione di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione. Come stabilito dalla legge regionale numero 39 del 1995, nell'ambito delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale indicate dal Consiglio regionale del volontariato, l'Assemblea ha individuato Avis regionale Piemonte, Banco Alimentare, Associazione Vela, Coordinamento Provinciale Volontari di Protezione Civile della provincia del VCO. In breve. Il referendum consultivo per la creazione di un nuovo comune a Mappano, indetto dal Presidente della Regione, al quale l'11 novembre hanno partecipato i cittadini dei comuni interessati, e cioè Leini, Settimo, Borgaro e Caselle Torinese, ha registrato oltre il 62% di elettori favorevoli al nuovo comune e quasi un 38% di contrari. Alla consultazione hanno partecipato circa 7.400 elettori, pari al 10% degli aventi diritto. In particolare a Caselle si è superato il 21% di votanti, con oltre l'80% di favorevoli, mentre a Settimo hanno partecipato al referendum meno del 5% degli aventi diritto. A Leni, infine, oltre il 60% dei 994 votanti si è espresso contro l'istituzione del nuovo comune a Mappano. Le Conseil syndical Alpes Méditerranée défend Il Conseil syndical Alpes Méditerranée sostiene l'idea di un osservatorio euro-regionale sul mercato del lavoro. Questo consentirebbe ai partner sociali di avere strumenti statistici e altro, al fine di determinare azioni significative per la mobilità dei lavoratori e per la valorizzazione delle risorse umane sui nostri territori.
L'Euroregione si presta a questa iniziativa con le grandi opere in cantiere come la linea ad alta velocità Lione-Torino, la linea TGV-Nizza-Genova e più di recente il terzo valico dei Giovi. In questo senso sono da istituire rapidamente commissioni paritarie euroregionali, rappresentative dei lavoratori, che consentano loro di avere uguali diritti, come è già avvenuto per i lavori del traforo del Monte Bianco. A Palazzo Lascaris, istituzioni e partiti sociali si sono confrontate per trovare soluzioni alla crisi aderenti alla realtà dei territori, nel convegno Cooperazione Territoriale e Politiche di Sviluppo dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo, promosso dalla Consulta Regionale Europea. L'ente riunisce 5 regioni francesi e italiane, Provenza Alpi-Costa Azzurra, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Rodano Alpi, ed è popolato da 17 milioni di abitanti. Siamo qui riuniti per discutere di Euroregione. Noi crediamo che questo tipo di iniziative possano costituire un tassello importante per promuovere lo sviluppo economico in Europa nel momento in cui siamo attanagliati dalla crisi e dalle politiche di austerità. Ovviamente queste strutture possono contribuire attraverso le politiche regionali di coesione locale a promuovere appunto uno sviluppo più intenso e più inclusivo delle esigenze della società. Dal punto di vista delle organizzazioni sindacali, ovviamente il fattore umano, la partecipazione dei lavoratori e delle parti sociali a questi processi è fondamentale. Ed è per questa ragione che crediamo che questo convegno, questa iniziativa possa contribuire a rinsaldare il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i sindacati in questo settore. La Consulta Europea ha inoltre avviato il concorso 2012-2013 Diventiamo Cittadini Europei per gli studenti delle scuole superiori del Piemonte. Per preparare l'iniziativa sono organizzate 17 conferenze nelle scuole e il corso di aggiornamento per gli insegnanti, svolto il 15 novembre a Palazzo Lascaris sul tema L'Europa al bivio tra Unione Federale e disgregazione. Diventiamo cittadini europei è il motto della Consulta Europea della Regione Piemonte. In varie situazioni abbiamo provato e proviamo a inserire i nostri giovani perché imparino sempre di più a diventare cittadini di queste regioni dell'Europa che vogliamo. Allo stesso momento anche parecchi insegnanti della Regione Piemonte partecipano a dei corsi di aggiornamento al fine di istruire questi ragazzi e dargli modo di diventare per un prossimo futuro cittadini integrati in questa Europa. Mondi lontani eppure accomunati dallo sguardo sensibile del pittore. Ospitata da Piemonte Artistico e Culturale di Piazza Solferino 7 a Torino, tra Piemonte e Argentina, la retrospettiva su Carlo Bossone. Nato a Savona, ma piemontese d'adozione, appassionato di montagne e di pittura di paesaggio, l'artista ha elaborato uno stile personale, una pennellata luminosa e mossa da vibrazioni cromatiche. La mostra, a cura del Consiglio regionale, è aperta fino al 7 dicembre. Le opere del maestro Bossone parlano da sole. Un artista innamorato della Valanzasca, del Monte Rosa, delle sue terre di adozione. Lui era un uomo nato al mare, sul Mar Ligure, e soprattutto anche il periodo dell'Argentina. Le sue opere trasmettono delle grandissime emozioni, che indubbiamente sono le emozioni che il maestro Bossone ha vissuto mentre dipingeva quei panorami, quei paesaggi, e come abbiamo potuto ascoltare anche dalle parole del nipote, alcune volte prendendo e riprendendo la stessa opera in tantissimi momenti, perché voleva sempre il top, la luce giusta, il momento particolare della giornata per avere un'ispirazione. Quindi una grande opportunità di un figlio piemontese che viene da lontano anche per la città di Torino. Mi auguro quindi che tante persone e tanti giovani vadano a vedere queste bellissime opere d'arte. Sviluppa la sua opera nel territorio piemontese con una parentesi nella parte argentina negli anni del dopoguerra, dipinge le varie distese della pampa argentina con la stessa grazia con cui immortala il Monte Rosa e le aspide rocce delle montagne. I suoi colori sono fortissimi, è molto pratico nella sua vita, infatti predilige anche negli interni o nelle parti figurative riprendere la vita parca dei pastori, delle popolazioni agricole e della vita quotidiana delle piccole realtà montane. Bella da togliere il fiato, questo è lo slogan che quest'anno promuove la Maratona di Torino, Touring Marathon Gran Premio alla Stampa 2012 di domenica 18 novembre, presentata a Palazzo Lascaris.
Nata nel 1897, la Turin Marathon è una delle maratone più antiche d'Italia e con il primo campionato podistico ha dato luogo alla fondazione dell'Unione Podistica Torinese, dalla quale scaturì la Federazione Italiana di Atletica Leggera. È online il nuovo rapporto sull'applicazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale nella nona legislatura. Sono 880 gli atti, ordini del giorno e mozioni, presentati dai componenti dell'Assemblea regionale dall'inizio della nona legislatura e poco più di un quarto quelli approvati in aula. Il nono monitoraggio trimestrale, aggiornato a fine settembre, è consultabile nella sezione del laboratorio giuridico sul sito internet del Consiglio regionale. Creare un consiglio regionale dei ragazzi? Con questa proposta di legge presentata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pino Torinese si è conclusa la fase preparatoria di Ragazzi in Aula. 6 le proposte di legge presentate dagli studenti, passate al vaglio delle commissioni. L'evento conclusivo è previsto per il 7 dicembre nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris. Gli studenti stimoleranno i lavori dell'Assemblea legislativa, presenteranno e voteranno le loro proposte, vestendo i panni di consiglieri.